Allora, schermo condiviso, vi arriva lo schermo. Sì, ammessi. Perfetto, andiamo nel file. Allora, io direi che intanto come prima cosa ripartiamo tutto da zero, nel senso qui chiudiamo tutte queste celle, così vediamo bene cosa ci manca. Sicuramente il train e questo pezzo in realtà non lo facciamo. Ok, allora cerco di fare un recap, un riassuntino di quello che stiamo facendo. Come prima cosa, ripartiamo proprio completamente da zero. L'operazione che ho fatto adesso è un factory reset del notebook, significa che abbiamo cancellato tutto quello che poteva esserci prima, no? Quando si fanno degli esperimenti con una rete neurale, in particolare adesso che vogliamo vedere se la rete neurale allenata con 30 epoche funziona, non possiamo rischiare che ci fossero già delle epoche di allenamento fatte in vari tentativi, eccetera, no? Ci possono essere delle variabili che sono già state definite, che non vanno definite due volte, ci possono essere degli iteratori che sono stati consumati e quindi sono magari già a metà della loro iterazione, eccetera. Quindi è sempre bene ripartire completamente da zero. Vi ricordo che in una delle lezioni scorse a un certo punto avevamo un problema con TensorBoard e questo problema era dovuto proprio al fatto che non avevamo fatto questo reset della configurazione, c'era qualche cosa che lo sporcava e quindi non funzionava. Cristina, stai registrando, vero? Sì, sto registrando, è già partita, la registrazione è partita subito. Perfetto. Allora, quello che stiamo facendo è una delle tante applicazioni delle reti neurali ricorrenti che si chiama generazione di testo. Generazione di testo significa inventare del testo nuovo, ok? Quindi non prevedere del testo preesistente. Chiaramente l'allenamento viene fatto dando del testo preesistente e usando come etichetta per dire alla rete, dare il feedback alla rete del fatto che ha fatto una predizione giusta o sbagliata, si usa il carattere nel nostro caso, visto che è una cosa basata su caratteri, che segue il carattere che le si è dato in input alla rete. Però ribadisco che alla fine noi vorremmo che la rete inventi un nuovo testo. Allora, partiamo da un notebook di TensorFlow, che quindi mantiene copyright nelle prime celle, eccetera. Le aggiunte che ho fatto io sono in italiano, quindi il notebook è un po' confuso, un po' disordinato più che confuso, è mischiato in inglese e in italiano. La prima parte aggiuntiva che vi ho messo io sono questi link utili che potrete usare per vedere altre applicazioni, per esempio classificazione di testo o previsione di serie storiche. E poi altri documenti che ho trovato abbastanza illuminanti e utili. Noterete, come vi ho detto più volte, che sono tutti del sito di TensorFlow o del sito di Keras, perché come vi ho detto, in questo caso le loro documentazioni, anche a livello di guide, di introduzione, presentazione, tutorial, eccetera, sono fatte molto bene. Ok, come prima cosa, quello che abbiamo fatto ieri. Abbiamo fatto il setup del problema. Che significa il setup del problema? Adesso dobbiamo comunque rifarlo tutto, quindi ci andiamo avanti e lo vediamo velocemente, ok? Non vi spiego i dettagli. Setup del problema significa caricare i dati che vorremmo usare per l'allenamento, in questo caso la Divina Commedia. Dategli un attimo che va avanti, vediamo se il drive è già montato. Ok, un attimo che montiamo il drive. Questa cosa purtroppo in Colab va fatta ogni volta che
volete ricollegarvi al vostro drive, cosa che fate per mantenere i dati fissi, altrimenti la memoria in cui memorizzate le cose quando lavorate in Colab non è permanente, quindi appena chiudete il tab, uscite o passano 12 o 24 ore, non mi è chiarissimo, a quel punto perdete tutto. Controlliamo di aver montato il drive, facciamo un elenco dei file presenti nella directory, perfetto, ci sono. Allora, qui abbiamo preso il file Divina Commedia in formato testo. Lo scarichiamo dal sito Epli Scuola che lo mette a disposizione. Preso. Ci mette un attimino per scaricarlo. Ovviamente potete dargli in pasto anche un file in locale. Vediamo un attimino questo file quanto è grande. Sono mezzo milione di caratteri. Diamo un'occhiata ai primi 250 caratteri, ok, sembra proprio la Divina Commedia, l'incipit che conosciamo. Vediamo quante lettere ci sono in questa Divina Commedia. Ci sono 500.000 lettere, abbiamo detto, però quante lettere uniche ci sono in questa Divina Commedia? Quindi tiriamo via i doppioni e non sorprendentemente troviamo molti meno caratteri. Sono 69, che sono presumibilmente le lettere dell'alfabeto, 21, quelle più o meno ci saranno tutte, immagino, e poi ci saranno le lettere accentate, che sono caratteri diversi, poi i segni di punteggiatura, eccetera. In totale 69. A questo punto vediamo un attimo questo testo com'è e prepariamolo, la fase di process. Text processing, diciamo, è la fase preliminare in cui voi preparate il testo da dare in pasto alla rete neurale. Senza andare nel dettaglio, lo trasformiamo prima in un unico array che contiene tutti i 500.000 caratteri, che è questo text as int. È un array ovviamente numerico, non più di caratteri, perché vi ricordo, alla rete neurale dobbiamo dare in pasto i numeri e non le lettere. Qui per vedere cosa c'è. Ok, adesso da questo testo dobbiamo creare gli esempi e le etichette. Ok? Gli esempi e le etichette come li facciamo? Prima di tutto trasformiamo. Com'è lento? Prima di tutto trasformiamo il nostro array di caratteri, che era, vi ricordate, text as int. Questo è una singola linea che contiene i numeri corrispondenti ai 500.000 caratteri della Divina Commedia. Quindi è un vettore di numeri, se volete, una lista in realtà di 500.000 e passa numeri. Ok? Quindi è una cosa abbastanza grande. Come prima cosa, noi la vogliamo trasformare in una struttura che in TensorFlow si chiama dataset. Questo è il metodo che si usa per trasformare in dataset in dataset di tensori una lista NumPy, lista array o altre cose, insomma. E quindi adesso abbiamo un dataset che si chiama char dataset, il dataset che contiene i singoli caratteri, ok? Però vi ricordate, la nostra rete neurale è nata per processare sequenze di caratteri. Noi le daremo in pasto una sequenza di caratteri e le faremo prevedere per ogni carattere di questa sequenza il successivo. Questa cosa è importante, ragazzi, che la capiate, perché alla base della nostra rete neurale c'è il concetto di memoria. Quello stato che fa il loop, beh, vedo qui. Costo di essere ripetitivo, vi faccio sempre il solito disegno. Questa cella ricorrente, no? Lo stato H che prendeva l'input X e tornava su se stessa al passo successivo, questa parte qui, ragazzi, dovete pensarla, questo pezzo qui, la parte ricorrente, va pensata come memoria della vostra rete neurale. Memoria significa, vedete, che al tempo successivo, la memoria è una cosa che ha la declinazione del tempo insita nel concetto, al tempo successivo, al passo temporale successivo, io butto dentro alla rete neurale quello che era l'output di prima.
Ok, quello che era lo stato interno di prima. Poi le metterò anche il nuovo input, ovviamente la nuova informazione, ma sto mantenendo l'informazione precedente. Capite? Questa roba qui è quella che noi stiamo usando per formalizzare il concetto di memoria. Perché ci serve questa? In che modo ci fa comodo questa memoria? Perché se ricordate, tutto il discorso era nato dal dire io vorrei una rete neurale che è in grado di trovare dipendenze nella previsione, nell'affrontare il problema che stiamo affrontando, nel risolvere il problema che stiamo affrontando, vorrei che questa rete neurale fosse in grado di scovare delle dipendenze che vengono non solo dal passo successivo, ma anche da 100 passi successivi. Per far questo è inevitabile, deve avere dentro l'input anche dei 100 passi successivi, no? Questa cosa, se ci pensate, con le reti neurali fully connected si può fare, ma c'ha vari problemi, primo fra tutti la vastità, l'esplosione combinatoriale del numero dei parametri che ci sarebbe in una situazione del genere. E quindi questa rete neurale ricorrente, l'idea alla base è che io faccio tutto questo, ma con dei parametri condivisi, no? E quindi parametri che sono condivisi lungo il tempo, che però prendendo in input quello che succede. Maurizio, ascolta, però salta il tuo audio, quindi Ok, forse conviene che tu lo faccia, metti l'hotspot che. metto. Ok. Strano, in questo momento abbiamo solo 3 riunioni, non le solite 4 in casa. A me va preciso, prof. Allora, aspetta, allora, intanto Allora, può metto essere lo anche che sia io, eh? Gli altri come vanno con l'audio? 1, 2, 3, per me va bene. Va bene, allora non ti preoccupare, sarò io Allora, che. Aspetta. lasciamo così. No, ma mi dispiace se a te salta. Se ti salta ancora, No, ridimmi. no, aspetta, provo a farlo io l'hotspot, perché io di solito lo faccio quando parlo, cioè quando faccio lezioni. Provo a farlo io. Di solito quando parli tu, siccome io parlo poco, quindi. Però rifaccio io l'hotspot. Ok, ma che sta succedendo? Qualcuno. Mi sa che Cristina se hai condiviso tu lo schermo, direi. Ok, adesso lo ricondivido io. Ok, ragazzi, dovreste riavere il mio schermo, confermate? Sì. Ok, vediamo se Cristina è rientrata. Aspetta, voi andate avanti, arrivo subito, perché devo rifare Ok, questa manovra. d'accordo. Allora, ragazzi, dicevo che questo pezzo ricorrente lo considerate come memoria. Ok, questa è la cosa importante delle reti neurali ricorrenti. Lo so che ve l'ho detto decine di volte, però meglio aver paura che toccarne, si dice qui a Pisa. Meglio ribadire un concetto piuttosto che più volte, piuttosto che rischiare che venga perso. Allora. Questo che significa? Che questo char dataset che vedete adesso evidenziato non va bene per l'allenamento perché sono i singoli caratteri, dobbiamo strutturarlo non come singoli caratteri ma come pezzi di testo. E quindi questo è quello che faremo adesso, questo l'avevamo già valutato. Per prendere dei pezzi di caratteri e trasformarli in frasi di una certa lunghezza, usiamo il metodo batch della struttura dati dataset. Il metodo batch cosa fa? Crea i batch, chiamati nell'ambito del gradiente stocastico mini batch, ma in questo caso va benissimo batch e basta. E dividiamo nella fattispecie il nostro testo in pezzi da 101 caratteri, perché abbiamo deciso in maniera più o meno arbitraria di far allenare la nostra rete su frasi lunghe 100 caratteri. Quindi le diamo in input 100, i primi 100 caratteri di una frase, poi spostiamo questa finestra di 100 caratteri a destra di 1 e otteniamo. Per ogni carattere dei 100 della frase di esempio, otteniamo 100 caratteri di una nuova frase che è la stessa frase di prima, semplicemente con una lettera in più alla fine e una lettera in meno all'inizio, che saranno le etichette che
che serviranno per costruire la loss nel processo di allenamento della nostra rete neurale. Ok, questa divisione la facciamo con la modalità che i pezzi che avanzano alla fine li buttiamo via. Questo drop reminder uguale true dice esattamente questa cosa qui. Perfetto. Quindi otteniamo in totale 5.643 sequenze, pezzi di 101 caratteri, qui sono stampati i primi 5, e di ciascuno di questi 101 pezzi, costruiamo finalmente il nostro dataset, come ciascuno di questi 101 pezzi lo spezziamo in una coppia, esempio label, quindi in una coppia 100 caratteri, 100 caratteri. Ok? E quindi adesso dataset contiene, come in genere contengono i dataset, ogni elemento è una coppia input-output, no? Una coppia target label, scusate, una coppia example label, una coppia example target, esempio bersaglio, eccetera, eccetera. Le varie terminologie che potete incontrare. Allora, vediamo il dataset. Questo non ci serve. Perfetto. A questo punto, ragazzi, un'altra cosa importante e classica, se lavorate su un problema vero o voi siete interessati anche all'ottimizzazione dei tempi del problema, ok? Quando allenate una rete ci vuole un sacco di tempo. I computer oggi sono molto potenti su certi aspetti, in particolare soprattutto con le schede grafiche, i computer di oggi sono in grado di fare questi conti, diciamo, semplici che servono durante l'allenamento di una rete neurale, sono in grado di farli in parallelo, quindi farne più contemporaneamente. Quindi voi cosa vorreste fare virtualmente? Invece di dare una singola coppia, esempio, etichetta alla vostra rete neurale, farle fare il passo forward e poi il passo backward con la backpropagation e il conseguente aggiornamento dei pesi, questa cosa non vorreste farla su un singolo esempio alla volta, vorreste farla su 64 esempi alla volta, su 128 esempi alla volta, su 1000 esempi alla volta, ok? A seconda della potenza della vostra macchina. Questa cosa è una cosa standard e si fa, Keras la supporta nativamente, nel senso che quando a Keras voi date un input, Keras si aspetta già che questo input non sia un solo input, ma siano già un batch di un certo numero di input che avete deciso voi. Nel nostro caso noi decidiamo di fare batch di 64 esempi alla volta. E questo è il senso di questa direttiva che vedete qui. Il che significa che adesso dobbiamo costruire un dataset che non è più il nostro dataset di prima, ma è il dataset di prima in cui abbiamo messo i dati in batch, in questo modo, in batch di 64 elementi ciascuno. Quindi capite, creiamo un nuovo dataset in cui il singolo elemento sono a sua volta 64 elementi per allenare. Bene, oltre a questo, abbiamo l'accortezza quando costruiamo il dataset di mescolarlo. Lo mescoliamo perché in generale, quando abbiamo un insieme di allenamento, è buona norma che gli elementi di questo training set non siano correlati tra di loro man mano che vengono pescati, perché credo che questo sia necessario per far funzionare meglio, o semplicemente per far funzionare la discesa del gradiente stocastico. Questo non so se Cristina vuole dire qualcosa, ma prima, aspetta Cristina, prima ne approfitto per rispondere su questa osservazione alla domanda di Nizar di ieri. Ho pensato, Nizar, non sono certo che sia la risposta giusta, ma ho pensato perché non facciamo come suggerivi tu per le sequenze, cioè le prendiamo disgiunte, perché se noi le prendessimo sovrapposte, come suggerivi, la sovrapposizione creerebbe correlazione tra,
vari elementi dell'insieme di training e in generale, non so se è universalmente sempre vero, ma in generale quando avete un insieme di training, il vostro desiderio e spesso ipotesi che fate sul training set è che gli elementi di questo training set siano il più possibile senza dipendenze, senza correlazioni, eccetera. Passo la parola a Cristina se c'ha qualcosa da dire su questo. Sì, dunque allora, lo shuffle serve perché nell'algoritmo del gradiente stocastico, in teoria gli esempi di ogni batch devono essere scelti a caso e questo si può ottenere rimescolando a caso l'insieme e poi prendendo le prime 64, le successive 64, sequenze, eccetera. Avendo rimescolato all'inizio l'insieme di tutte le sequenze, è come se uno avesse pescato a caso 64 sequenze per il primo batch e così via. E quindi effettivamente il rimescolamento serve per l'algoritmo del gradiente stocastico, perché devono essere pescati a caso gli esempi di ogni mini batch. Poi, sul discorso della correlazione, allora, in realtà, siccome stiamo comunque pescando sempre dallo stesso insieme, sono correlate negativamente, che però va bene, perché per avere la legge dei grandi numeri, che è quella che stiamo sfruttando sotto sotto, basta che le correlazioni siano minori o uguali a zero. Di solito si fa la legge dei grandi numeri quando le cose sono scorrelate, ma funziona anche meglio se sono negativamente correlate. Invece, quindi va benissimo, e invece il fatto di prendere le sequenze disgiunte, sì, credo che tu abbia ragione, effettivamente se uno non le prende disgiunte, stabilisce una correlazione, crea una correlazione che non vuole. Cioè ne crea, non è necessariamente negativa. Ovviamente una sequenza che segue la precedente, quelle sono anche loro correlate, no? Però se io nel dataset su una lunghezza 100 ne metto 99 sovrapposte, cioè nel training set la probabilità di pescarne di seguito due correlate credo sia più alta, no? Penso sia questo. Comunque devo pensarci un attimo perché non so se è proprio giusto, sai, perché il fatto è questo, che noi abbiamo, cioè, vabbè sì, però perché loro, cioè noi ogni pezzo da 100 per noi è un'intera sequenza, sì, cioè noi all'interno della sequenza noi vogliamo mantenere le dipendenze, sì. All'interno della sequenza, ma quindi le vogliamo. Sequenza, no. Quando parliamo di indipendenza, noi pensiamo una sequenza come un singolo oggetto, quindi noi vogliamo le sequenze indipendenti, diciamo. Ora, come dici tu, se uno le prende tutte dallo stesso, però quando le hai rimescolate, il fatto che fossero vicine non conta più, perché siccome tu le rimescoli queste sequenze, quindi non è che la sequenza 2 è quella vicino alla sequenza 1. No, però fissata una sequenza, nel training set ce ne sono molte di più che sono correlate con quella, quindi la possibilità... No, se si sovrappongono, dopo... sì. Esatto. Se si sovrappongono, sì. Esatto, quello esatto. Voglio dire. Quindi hai ragione, e quindi è giusto, se si sovrappongono rimane la dipendenza, perché dipende dal fatto che hanno dei caratteri in comune, ma se non si sovrappongono, siccome la vicinanza si perde con lo shuffle... Chiaro, sì. Mi spiegheresti, Cristina, un attimo questa cosa della correlazione negativa? Perché dici sono comunque correlate negativamente? Perché quando tu peschi da un insieme finito e fai delle estrazioni senza reinserimento, cioè supponi di avere, adesso per fare un esempio più semplice, diciamo, supponi certo, di avere no, perché reinserisci, giusto, non reinserisci. Questo non reinserisci, questo esatto. Anche perché spesso, per esempio, in AlphaGo si reinserisce, non si fanno estrazioni senza reinserimento, ma si rimettono sempre Allora, dentro. se tu fai estrazioni con reinserimento hai indipendenza. Se tu le fai senza reinserimento hai dipendenza, ma è una correlazione, hai però una correlazione negativa. E quindi, per esempio, ai fini della legge dei grandi numeri ti va benissimo, va ancora più in fretta, è più veloce addirittura. Invece, ai fini del teorema del limite centrale, no, non lo puoi più usare.
Ok, Quindi va dipende bene. da quello che devi fare, da cosa vuoi usare. Ok, ti ringrazio per questa spiegazione, penso molto utile anche per i ragazzi. E quindi abbiamo, se ci sono domande, ci sono domande su questa parte? No, no, grazie mille. Ok, allora quindi stiamo costruendo questo dataset, eccolo qui, con mescolamento e batch. Quindi da adesso in poi il nostro dataset, l'abbiamo calcolata questa riga? Mi sa di no, vediamo. Ok, da adesso in poi il nostro dataset contiene il singolo elemento, guardate qui, è scritto qui come è fatto il singolo elemento. Il singolo elemento sono le parentesi tonde più esterne. Contiene che cosa? Vediamo le parentesi tonde più interne che arrivano qui. Contiene due cose, vedete c'è la virgola in mezzo, contiene quindi una coppia di due elementi. Ciascuno di questi elementi come è fatto? Beh, vediamolo. Evidenziamo la singola parentesi. Ciascuno di questi due elementi è un array di tensori, un array tensoriale con 64 righe e 100 colonne. Se ci pensate, questo significa che sono 64 sequenze. Ogni sequenza è la riga. Ok? E siccome sono state mescolate, queste 64 nel batch sono indipendenti. Ok. E vediamo quante ce ne sono di queste coppie. Ce ne sono 85. Invece di 82, non so bene perché, correggiamo. Ah, però poi non tornano più i numeri, no, lasciamo così. Adesso vediamo un attimino come sono fatte. Va bene, qui c'è l'esempio, inutile guardarle. Siamo arrivati finalmente alla costruzione del modello. La costruzione del modello anche l'avevamo fatta ieri, quindi andiamo velocemente, importiamo gli strati che ci servono, vedete, ricordate che usiamo embedding dense e poi abbiamo fatto tre tipi di rete neurale ricorrente diversa, una con un layer vaniglia RNN, un altro con un long short term memory, che è quella che vi ho spiegato ieri, il funzionamento con il forget l'input e l'output gate, cioè quei metodi, questa possibilità che diamo alla celletta LSTM di dimenticare se serve l'input, dimenticare se serve l'output, dimenticare se serve lo stato. Dimenticare se serve significa diamo in realtà alla cella LSTM la possibilità di modulare quanto di quell'input, quanto di quell'output e quanto di quello stato in realtà servano al passo successivo. E GRUSTA per Gated Recurrent Unit e potete pensarla come una semplificazione molto efficiente delle LSTM. E non vi spiego così come ho fatto per la LSTM come è fatta la GRU, però è una struttura del genere, c'ha dei gate, ce ne ha di meno rispetto alla LSTM, quindi ha meno pesi, quindi in questo senso è più efficiente e funziona abbastanza bene. Diciamo, non è ancora chiaro se le GRU funzionano meglio delle LSTM. Tendenzialmente sembra di sì, sembra che nonostante i meno pesi funzionino addirittura meglio. Ricordatevi che in questo mondo, ragazzi, è sempre un compromesso. Meno pesi significa anche probabilmente a parità di tempo poter fare un allenamento più lungo, su più passi, quindi significa poter allenare di più. E quindi c'è spesso un compromesso ottimale tra efficienza in questo senso e precisione poi nella soluzione del problema che vogliamo che venga risolto. Qui c'era la spiegazione, l'RNN. Allora, a questo punto per costruire il modello decidiamo quante feature vogliamo utilizzare per i nostri dati di input, quante feature riteniamo necessarie per risolvere il nostro problema, decidiamo in maniera abbastanza arbitraria di usare 256 features e decidiamo anche che la singola celletta ricorrente, se volete il layer ricorrente, deve avere 1024 unità.
e l'abbiamo già calcolata questa, sì. A questo punto costruiamo il modello. Vedete, il modello lo costruiamo mettendolo all'interno di una funzione che si chiama build model e poi il nome del modello corrispondente. A questa funzione diamo come argomenti la dimensione del vocabolario, cioè l'input di partenza, quanti valori può assumere, in questo caso 69. Diamo la dimensione dell'embedding che serve per costruire il primo strato, diamo il numero di unità ricorrenti che serve per costruire il secondo strato, diciamo all'unità ricorrente i dati, quale sarà la dimensione del batch. Ricordate che l'unità ricorrente deve prendere questo elemento di esempio, confrontarlo con l'etichetta, mettere l'output nella loss, eccetera. Quindi quando prende l'elemento di esempio è utile che sappia questo elemento di esempio da quante righe è formato, ok? Cioè quanti elementi di esempio sono in realtà. Non è sempre necessario questa cosa, ma in questo caso glielo diciamo con la variabile batch size, ok? E qui sotto costruiamo i tre modelli, RNN, LSTM e GRU, e poi decidiamo dopo che cosa utilizzare. Lo decidiamo qui, su Try the Model. Secondo me eravamo arrivati qui, vi torna? Questa cella adesso dovrebbe essere nuova. Sì, ma avevamo messo la LSTM. Ok, allora, torniamo con l'LSTM. Senti, no, invece facciamo col GRU, perché voglio anche abituarvi che in questo mondo non è estremamente necessario sapere completamente con precisione che cosa stiamo facendo, nel dettaglio fine che dovrebbe essere adesso, come vi ho spiegato ieri, la LSTM. Voglio dire, se vi viene detto che una cella di tipo gated recurrent è una scatola nera che all'interno è fatta più o meno come l'LSTM, ma che poi per tutto quello che può servire a voi, cosa deve entrare in questa scatola nera è esattamente quello che deve entrare in una LSTM. Cosa esce da questa scatola nera è esattamente quello che esce da una LSTM. Il fatto che poi questa scatola nera internamente sia diversa dalla LSTM, seppur solo leggermente o anche diversissima, a voi alla fine non interessa, a meno che non stiate studiando come migliorare questa scatola nera per renderla ancora più efficiente, più veloce, che chiede meno risorse o qualunque altro tipo di miglioramento. Ma se voi volete soltanto usarla per risolvere un problema e vi viene detto, guarda, in certi casi questa scatola nera funziona meglio di quest'altra, va benissimo, no? Quindi per questo motivo usiamo questa GRU adesso, così abbiamo visto un po' tutti e tre i layer. Allora, quindi diciamo model uguale model GRU, e quindi da adesso in poi useremo solo la parola model. Questo ci evita di dover cambiare ogni volta che facciamo una scelta diversa il codice successivamente. E qui dentro cosa diciamo? Beh, è un po' un controllo di cosa stiamo facendo. Prendiamo, guardate, dataset take 1. Take 1 significa semplicemente prendi il primo elemento del dataset. Vi ricordate che cos'è il primo elemento del dataset? È il primo batch, cioè contiene 64 sequenze. Queste 64 sequenze di input e di target si chiameranno, non sorprendentemente, input example batch e target example batch. Come le usiamo in questo ciclo for? Questo ciclo for quindi è su un elemento solo, se ve lo state chiedendo. È un modo per estrarre i dati dal dataset. Normalmente ne estraete più di uno, quindi sarebbero più di uno. In questo caso ne sto estraendo solo uno. Beh, come prima cosa applico la rete neurale a input example batch. Vedete, faccio model in maniera funzionale, model, e dentro come argomento ci metto il batch di esempio, e ottengo il batch di predizioni, ok? Per capirci, vediamo se vi ricordate com'è fatta la rete.
Secondo voi, lo shape di example batch predictions quanto verrà? Cioè, questa roba qui, posto che questa roba qui è l'output della vostra rete neurale, e voi dovreste aver capito come è fatta questa rete neurale, mi sapete predire la forma di questa predizione? Vado mentre ci pensate, vado, provo un attimo a scrivervelo qui. Facciamo così, così. Allora, vi ricordo la nostra rete neurale come era fatta. Prende in input una sequenza di 100, diciamo, caratteri, non ci interessa comunque questo 100, perché quello che abbiamo, la predizione è l'output, però quello che ci interessa è che è un batch di 64 input. Quindi questo batch di 64 input va dentro uno strato di embedding, forma le 256 features per ogni carattere, bla bla bla, eccetera, ma a noi non ci interessa che cosa fa, va dentro il nodo ricorrente, ve lo chiamo semplicemente ricorrente, senza distinguere tra LSTM o GRU. Questa rete ricorrente esce su uno strato denso, e questo sì che ci interessa. Questo strato denso come è fatto? È uno strato denso con output 69 nodi. Perché 69 nodi? Perché vi ricordate il vocabolario? Ieri era 67, ragazzi, se ci state pensando. Oggi ci sono due caratteri in più perché non ho tolto le intestazioni, eccetera. Quindi il numero di caratteri sono 69, quindi questo strato denso esce con 69, significa che sono 69 pallini di uscita. È giusto così? Cosa sono questi 69 pallini di uscita? Sono 69 pallini per ogni... E questa è la domanda che vi faccio. Questi 69 pallini a cosa corrispondono qui? Cioè in questa direzione. Tutto quel blocco di 69 pallini è la predizione relativa a che cosa da questo input? Beh, è un numeretto che entra, quindi è la predizione a un tempo. Quindi è la carattere relativa a un singolo pallino, giusto? Sì. Esatto. Quindi questi 69 numeri sono corrispondenti a un singolo pallino. Che cosa significa? Che il mio output non saranno solo 69 numeri, ma in orizzontale saranno quanti di questi 69 numeri? Uno per ognuno, quindi 100. Esatto, in orizzontale, ma non solo, avranno anche uno sviluppo in verticale. Quanti sono in verticale? 64. 64, perché ogni riga, cioè la riga è ripetuta 64 volte, cioè ricordatevi che quindi la predizione, se prende in input un batch, ci dà in output un batch. Quindi alla fine lo shape di questa predizione, se tutto quello che abbiamo detto è vero, dovrebbe essere il numero del batch, scusate, shape uguale, dovrebbe essere 64, e poi direi ci dovrebbe essere il 100, e per ciascuno di questi 69. Ok? Questo dovrebbe essere la predizione finale. Vi ricordo anche che questo 100 viene dal fatto che la nostra rete sta predicendo a ogni passo temporale. Quindi viene dal fatto che la nostra rete, quindi perché la rete è many to many. E se vi ricordate, era dato dall'opzione return states uguale true. Era questa? Sembra di sì. Ok? Altrimenti questo non ci sarebbe.
Andiamo a vedere se è vero, 64169, in questa celletta calcoliamo lo shape. Il primo è lo shape dell'esempio di input, il secondo è lo shape della predizione, cioè quella che vogliamo, il terzo è lo shape dell'esempio di output, cioè della label dell'input. Come vedete, l'input 6400, conseguentemente anche l'etichetta è 6400, ma la predizione per ognuno dei 6400 ci dà 69 numeri. Ok? Questo era il sommario del modello. Questo numero qui sono i pesi per la LSTM, quella di ieri, se vi ricordate. Invece adesso il modello è la GRU, vi ho detto avere meno pesi. E vi ricordo anche che la RNN normale, quella senza nessun gate, quindi quella con meno pesi di tutti, aveva circa 1 milione di pesi. Bene, la GRU rispetto all'LSTM in questo contesto è un 20% più leggera, perché invece di 5 milioni di pesi ce ne ha 4 milioni. Ok. Adesso attenzione ragazzi, noi abbiamo per ogni carattere 69 numeri. Come li usiamo? Li usiamo prendendo questi numeri, considerandoli come se fossero queste famose logit della predizione che vogliamo fare. Cioè, a questi 69 numeri applichiamo il softmax, quindi otteniamo una distribuzione di probabilità. Da questa distribuzione di probabilità campioniamo la nostra risposta, che quindi non è deterministica, ok? Anche con lo stesso output della rete, due esecuzioni diverse di predizione ci possono dare predizioni diverse, perché sono predizioni con policy, diciamo, probabilistiche. C'è una nota nel notebook di TensorFlow che precisa questa cosa. Attenzione, non prendete l'argmax di questa distribuzione, cioè non prendete il carattere che corrisponde alla probabilità maggiore, che se vi ricordate è invece quello che facevamo con la previsione delle cifre. Per prevedere le cifre noi non campionavamo la risposta in questo modo, noi si prendeva la risposta con il valore massimo. Dice bisogna far questo perché altrimenti il modello potrebbe bloccarsi in un loop. Ora sarò sincero con voi ragazzi, l'ho messo nero su bianco, anzi addirittura in grassetto su bianco qui. Ho cercato veramente di capire questa frase in qualche modo formale, però non ci sono riuscito. Ho trovato delle osservazioni qualitative, eccetera, essenzialmente si fanno tutte risalire, per chi sa di cosa sto parlando, alla dualità esplorazione-sfruttamento che c'è nei metodi Monte Carlo, che c'è in generale nel reinforcement learning, e però non mi sono chiarito molto, molto questa idea. Tu, Cristina, hai qualche idea? Sto cercando di capire questa frase qui. Sì, 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 ti ho sentito, ma no, su due piedi no. Ok, se magari ci pensiamo e poi riusciamo a dare. Sì, ci devo pensare, no, su due piedi. La mia osservazione qualitativa è questa: siccome diversamente dalle cifre, dove c'è una risposta corretta singola e quindi ha senso dare una risposta, un tentativo di risposta singolo, in questo caso, come ho ribadito più volte, non c'è la risposta corretta a qual è il carattere giusto dopo la N nella Divina Commedia. Siete d'accordo, no? Che anche un Matrix o Skynet o una superintelligenza non ci sa dare la risposta corretta. La risposta corretta a questa domanda, la più corretta che potete dare, è dirmi esattamente nella Divina Commedia la frequenza delle lettere dopo la N. Quindi non c'è una singola risposta corretta. Se io pretendo che la mia rete arrivi a prevedere deterministicamente cosa c'è dopo la N, questa cosa è sicuramente sbagliata, perché non è sempre vero che dopo la N c'è quella. Sì, questo è sicuramente giusto, e poi come tu avevi detto all'inizio, uno poi in ultima analisi vuole che la rete crei un testo, no? Esatto, quindi lo crei in modo plausibile, uno vuole che lo crei in modo plausibile, quindi si suppone da una certa distribuzione.
Questo spiega perché uno voglia campionare anziché prendere l'argmax, però non spiega perché si dovrebbe bloccare in un loop. Esatto. Questo non lo so, ci devo pensare. Cioè, questo, capito, si Certo, sì, potrebbe. esattamente il mio dubbio, sì, esatto. Va bene, allora andiamo avanti. Qui vi faccio vedere il primo carattere della prima sequenza nel primo batch. Quindi, example batch predictions era il primo batch, se vi ricordate. Con questo 0 scelgo la prima sequenza nel primo batch e con quest'altro 0 scelgo il primo carattere della prima sequenza nel primo batch. Abbiamo detto che per ogni carattere abbiamo 65 numeri, quindi qui stiamo verificando che questa roba ci dia i 65 numeri. Vediamo, e se contate, questa roba sono 65, scusate, non 65, 69. E come visto qui dallo shape, e quindi sono i numeri dai quali poi faccio il softmax e ottengo le probabilità per la distribuzione. Ok, proviamo a fare questa predizione. La facciamo così: la funzione che usiamo per predire avendo i numeri non probabilistici si chiama categorical. Questa qui. Aspettate, devo ricaricare il notebook, se no l'help mi sembra che non stia funzionando. Vediamo se ora funziona. No. Così. Ok. Vedete quello che vi ho anche accennato ieri? Molti metodi in TensorFlow, molte distribuzioni probabilistiche, molte distribuzioni di campionamento da distribuzioni di probabilità, eccetera, prendono come input non le probabilità, ma direttamente un dato più grezzo che sono queste logits e lo mettono direttamente in questa finestra di aiuto. Quindi qui stiamo pescando usando questi numeri. Per ognuno dei caratteri, sono i 69 numeri per ogni carattere della prima sequenza, e gli chiedo di pescare quante risposte? Una sola, noi vogliamo un solo carattere come predizione. Quindi otteniamo 100 predizioni, come verrà visto dalla forma del vettore che otteniamo. Verifichiamo che sia vero, che sono queste, e queste 100 predizioni adesso le guardiamo e sono queste. Quindi, per la prima sequenza, nel primo batch, la nostra rete al momento predice questi 100 caratteri come risposte a ciascuno di questi caratteri. Proviamo a decodificarli, questi caratteri. A questa frase la nostra rete neurale fa seguire questi 100 caratteri come predizione, ok? E il target, l'etichetta le dice: guarda, correggili, perché in realtà questa O maiuscola qui all'inizio, questo carattere qui doveva essere V minuscola, cioè doveva essere il secondo di questa frase. Questa R doveva essere questa I. E così via. E qui parte la backpropagation che modificherà i numeri corrispondenti a questi caratteri per portarla a predire con più probabilità queste lettere. Ok? E in questo modo la rete sperabilmente imparerà a formare delle parole di senso compiuto. Notate quindi, ripeto, che la predizione adesso è completamente casuale. Adesso alleniamo il modello. Quindi per allenare il modello, come al solito, dobbiamo dargli la loss. Decidiamo di usare come loss questa sparse categorical cross entropy. Se ricordate, abbiamo già usato la categorical cross entropy. Questa sparse differisce dalla categorical cross entropy semplicemente perché questa sparse prende in input dei numeri, non prende i one-hot encoding del numero.
mentre invece la categorical cross entropy prendeva in input la codifica one hot, se ricordate, tutto qui. E facciamo adesso una cosa, una volta che abbiamo deciso questa loss, vediamo quant'è la media di questa loss sul primo batch, no? Questo primo batch che abbiamo preso e sappiamo le predizioni quanto sono, calcoliamo la loss su ciascuno dei 64% caratteri che ci sono e facciamone la media e viene 4 circa. Il modello allenato avrà una loss di circa 0,5-0,6, insomma. Questo ci darà un'idea del fatto che sta funzionando. Scegliamo la loss e l'ottimizzatore. Questo mi sembra l'abbiamo già fatto. Ok. Adesso, ragazzi, qui c'è un dettaglio tecnico. Ricordate cosa vogliamo farci poi con questo... Aspettate, faccio partire il training così poi mentre parlo fa il training, d'accordo? Questa directory adesso ve la spiegherò. Fatemi cambiare un attimo. Point, gru, dante, 30, così. Point, gru, dante, così. Adesso ci torno e ve la spiego. Ok, intanto facciamo partire questo allenamento. Ok, quindi vedete, siamo partiti con l'allenamento e sta facendo 30 epoche. Queste 30 epoche durano circa 10 secondi l'una, per cui ci vuole 5 minuti. È poco, però nel frattempo possiamo parlare, vedere cosa succede. Notate intanto che la loss, già dopo il primo pezzo, in cui ha fatto 85 step di ottimizzazione, è passata da 4 a 3. Come al solito, la loss all'inizio scende molto velocemente e poi si assesta intorno a un certo numero. Nel frattempo, mentre va avanti, vi spiego questa riga e anche a cosa ci serve. Vi ricordate cosa ci dobbiamo fare poi con questa rete neurale? Proviamo a parlarne insieme. Ditemi un attimino, cosa ci faremo dopo? Domanda per voi. Dobbiamo creare delle predizioni a partire da una sequenza nostra, sostanzialmente. Perfetto, quindi daremo alla rete in pasto, non so, io gli scriverei nel mezzo per darle un input che ha già visto, no? Che è l'inizio della Divina Commedia, e vogliamo vedere la rete come procede. Ora, quando io le do questa sequenza nel mezzo, la rete farà la sua previsione per ciascun carattere della sequenza, prevederà intermedio il carattere successivo, ma alla fine mi darà il carattere finale successivo, che è l'unico che mi interessa. A questo punto, cosa faccio con questo carattere successivo? Lo metto in coda e shift di 1 e lo ridò in pasto. Allora, lo darò in pasto alla rete come nuovo input, giusto? E cos'altro passerò però alla rete? Non gli passo il resto della sequenza, no? Non faccio lo shift di 1. Quella sequenza iniziale, diciamo, la butto via, tra virgolette. Cioè, di quella sequenza iniziale mantengo solo una cosa. Che cosa? Pensa al disegno, pensate al disegno. La memoria. Esatto, mantengo la memoria. Che cosa significa la memoria? Che l'informazione della prima sequenza è codificata in H. E quindi... È codificata in H, esatto. Passo alla rete neurale come input, oltre al carattere predetto, che è il nuovo input, forse lo possiamo vedere qui, alla rete neurale passo... Oltre al carattere predetto, questo qui come nuovo input, le passo il vecchio stato, quello che è arrivato come conseguenza delle varie previsioni da nel mezzo, e glielo passo con questa freccia qui. Ok? È chiara questa cosa, no? Sì, una domanda, prof. Sì.
La sequenza iniziale, quando facciamo le predizioni, può essere anche più piccola di 100. Assolutamente, infatti ti ho detto, le daremo nel mezzo, gli puoi dare anche una singola lettera. Ok, quindi adesso questa cosa che ho detto poi prosegue, no? Si itera e prosegue, noi le diremo, guarda, da nel mezzo prevedimi 1000 caratteri, quindi proseguirà 1000 volte. In queste 1000 volte vi è chiaro che lo stato H deve sempre essere mandato come nuovo input, cioè lo stato H deve essere preservato, giusto? Sì, è chiaro. Ok, ora se vi ricordate, ve lo faccio rivedere, quando abbiamo costruito il modello un po' sopra. Ci arriviamo qui. Quando costruiamo il modello, la riga rilevante è questa. Modello, aggiungi l'unità GRU o RNN o LSTM, quello che volete, e return sequence is uguale true, che è quella che la rende many to many. Forse ho detto return states, no, è return sequences. Ma quello che ci interessa è questo, stateful uguale true. Questo fatto che lo stato venga passato, viene dato da questa istruzione qui. Questa istruzione qui in realtà fa sì che lo stato venga passato tra righe corrispondenti di batch diversi. Ok, va bene, volevo farvi vedere questa cosa qui. Tutto questo ve lo dicevo perché adesso, quando vorremo fare la predizione, in tutto questo che vi ho descritto, secondo voi avere per la predizione una rete che accetta in input un batch di 64 input singoli ci aiuta o no? Cioè, come la faccio? Questa predizione che abbiamo descritto chiaramente lavora su nel mezzo e poi carattere per carattere, no? Cioè i batch non ci aiuterebbero. Ovvero, per poter fare la predizione con i batch, dovremmo organizzare la predizione in maniera che poi ricostruisca quello che viene predetto sui singoli batch, lo riattacchi nel modo in cui serve. Insomma, sarebbe più complicato che altro per sveltire una cosa che comunque in genere la fase di inferenza di una rete neurale non è mai il collo di bottiglia, ok? Una volta che i pesi sono calcolati, quelli sono tutti conti semplici, quindi viene tutto molto semplice. Questo, insomma, tutta questa discussione serve per dirvi che, nel frattempo vediamo se ha finito, sì, nel frattempo qui ha finito, la loss è arrivata a 0,6. Tutta questa fase di discussione serve per dire che adesso noi dovremo, per la predizione, modificare il modello e costruirlo non più con batch uguale 64, ma con batch uguale 1, cioè senza batch, se volete. Quindi, come si fa a ricostruire il modello? Per ricostruire il modello, dobbiamo essenzialmente cancellarlo, ricostruirlo nuovo con batch uguale 1, batch size uguale 1, e ricaricare i pesi. Ricaricare i pesi della rete neurale che abbiamo allenato. Attenzione che questi pesi della rete neurale vecchia vanno bene con questa rete neurale nuova perché la struttura è la stessa. Voi dite, ma no, quella prima accettava in input batch di 64 righe e adesso quella nuova vorrà in input batch di una riga soltanto, quindi è diversa. No, perché vi ricordo che i pesi sono condivisi. Quindi quei batch lì, i pesi non cambiano, addirittura non cambia neanche con la lunghezza della sequenza. Anche questo è importante perché noi adesso daremo in input alla rete una sequenza lunga 7, 8, 10 o 2 o un carattere soltanto. Quindi se avessimo una rete che funziona solo dandogli in input sequenze di 100 caratteri, non sarebbe proprio quello che ci serviva. Allo scopo quindi di salvare. Scusate, questo. Allo scopo quindi di salvare i pesi, abbiamo attivato la callback di cui avevamo già parlato, che si chiama Model Checkpoint,
che fa i checkpoint, cioè alla fine di ogni epoca salva il modello con i suoi pesi, o come abbiamo fatto in questo caso, le abbiamo detto di salvare soltanto i pesi. Ok? Quindi adesso, alla fine dell'allenamento, dovremmo avere questo. Ah, prima vediamo questa cosa qui. Allora, intanto, no, via, facciamo direttamente la generazione del testo. Dovremmo avere adesso nel drive un file che si chiama Training Checkpoints GRU Dante 30, che è il nome che avevo deciso di dargli. Questa directory contiene al suo interno i checkpoint di ciascun allenamento, lo vediamo qui. Questo è il contenuto della directory Training Checkpoints. Potete vedere che per ogni epoca ci sono tre file, un file di indice e dei dati divisi in due file. La rete è piccola, quindi non sono molti. Questi contengono esattamente i pesi, ok? Verranno adesso usati per ricaricare i pesi della rete. Controlliamo la directory, è questa. E come facciamo? Beh, ricostruiamo il modello GRU con questa funzione che avevamo definito prima, se vi ricordate. Vedete, sto istanziando nuovamente il modello. Vedete, model uguale, sto ricostruendo il modello, sto nuovamente istanziando con stesso dimensione del vocabolario, stessa dimensione di spazio di features per carattere, stesso numero di unità ricorrenti, ma batch size uguale 1 invece di 64. Una volta che ho costruito questo modello, ne caricherò i pesi. A questo punto il modello avrà un metodo caricamento pesi e li carico dall'ultimo checkpoint nella directory dove ho messo i checkpoint. Ok? E alla fine di questo il modello va, diciamo, ricompilato, ricostruito, insomma. E lo devo ricostruire. La prima esecuzione al modello gli devo dare in pasto una segnatura dell'input che riceverà. E gli dico, guarda, la segnatura dell'input che riceverai è con il batch di 1. Questo è il senso di questo shape 1 non. Vi avevo detto che il non è la parola chiave in questo contesto per dire non ti do adesso il resto dei dati, li capirai quando faremo l'inferenza. Controlliamo che il modello abbia le cose che diciamo, quindi facciamo un sommario del modello. Beh, c'ha lo strato di embedding che prende in input un batch e restituisce, cioè che dà come output un batch di 256 features, la cella GRU, layer GRU, che dà come output un singolo batch con 1024 previsioni. Quel non al centro è importante, è quello che ci dice che possiamo mettere una sequenza lunga quanto ci pare. E infine lo strato denso per ognuno di quei 1024 valori, non per ognuno, per ciascuno di quei 1024, per ciascun vettore in R alla 1024 ci darà un vettore in R alla 69, che saranno quindi le previsioni che abbiamo cercato. Allora, a questo punto la predizione funziona così. Questo disegno che vedete è esattamente la cosa che abbiamo detto prima. Noi daremo in pasto alla rete, in questo caso il carattere T, la nostra rete tirerà fuori una distribuzione di probabilità da cui campioneremo un valore, in questo caso qui nel disegno esce fuori E per tensor. Questo valore E viene messo nello stesso modello, vedete la successione temporale in questo modo, e importante, nel modello entra anche la freccia destra da sinistra, che è esattamente lo stato. E questa roba viene mantenuta per il numero di caratteri che gli diremo, gli faremo predire 1000 caratteri. Ok? Questa è la funzione per generare il testo, quindi le diamo come
argomento, il modello, la stringa di partenza e il numero di caratteri da generare. E lei, va bene, qui senza andare nel dettaglio, qui prende il valore di input, lo trasforma come al solito in indice, noi le diamo in input dei caratteri, quindi come prima cosa la funzione deve costruire gli indici corrispondenti, e qui c'era il la funzione che avevamo definito prima, chart2index, e poi immagazzinerà in una stringa chiamata textGenerated, che all'inizio è inizializzata a 0, immagazzinerà la predizione. La predizione viene fatta da qui, in un ciclo for, che ovviamente è lungo quanto? Range numGenerate, quindi le diremo di fare questa cosa 1000 volte, per ognuna di queste 1000 volte genererà una nuova predizione, e da questa predizione, che vi ricordo è una logit, sono 69 logits, da questa predizione tirerà fuori con il metodo categorical di TensorFlow, tirerà fuori il predicted ID, questo qui, che quindi sarà il numero che ci serve per tirar fuori poi il carattere alla fine. Il carattere alla fine quindi sarà indice to char predicted ID. Ok? Questo in sostanza cosa fa questa funzione per generare il testo. Se volete più dettagli ve la guardate con calma, ci ho messo vari commenti che spiegano che cosa fanno le varie cose, e poi ritorna la stringa di partenza, nel nostro caso nel mezzo, alla quale ha attaccato tutto il testo che è stato generato di volta in volta. Ok, se avete domande ditemi, e poi proviamo finalmente il modello. Ok, prima ragazzi che vi aspettiate miracoli, vi ricordo che questo modello partiva da una predizione completamente casuale, quindi qualunque risultato, se già riesce a formare una singola parola più o meno simile a parole dantesche, noi siamo già contenti. Vediamo un attimo che risultato viene. Abbiamo allenato molto poco, 30 epoche sono comunque poche, 5 minuti di allenamento. Allora, questo è il risultato. Io non so l'impressione che avete voi, ma io sono molto soddisfatto di una cosa del genere. Nel senso che c'è, allora, inferno due punti. Cesto che quinto, allo splendore acque emi raumani. Vabbè, qui c'è poca roba, però intanto ci sono varie parole di senso compiuto. Onde non esser dolei com non suscia. Queste sono abbastanza parole non di senso compiuto, però devo dire suona molto dantesco. E osservo che ci sono anche righe completamente con parole di senso compiuto. Non so se rendo l'idea, ragazzi, ma ha imparato a formare varie parole di senso compiuto. Cioè questa parola sangue, disciolta, lingua, fuor della lingua, il sangue pur me si disciolta. Questa frase sembra avere addirittura una struttura grammaticale, no? Cioè la lingua è un sostantivo e c'è prima un articolo, sangue un sostantivo e c'è prima un articolo, e così via. Insomma, commenti su questo risultato, domande? Io sulla parte tecnica, le predizioni... Vai. Scusi? Sì, sì, vai. Prof, volevo chiedere una cosa tecnica. È un pochino più rognoso rispetto alle feed forward e alle convolutional. Cosa intendi con rognosa? Intensa computazionalmente o complicata? No, no, bisogna pensare a molti dettagli. Sì, cioè, assolutamente sì, è un'altra cosa, non per niente. Le reti convoluzionali, diciamo, hanno fatto il boom nel 2012,
e adesso sono a un livello di avanzamento esagerato, cioè le reti convoluzionali più moderne hanno una precisione mostruosa e funzionano immensamente bene, mentre le reti ricorrenti, che per dire le LSTM appunto nascono nel 97 e la cella ricorrente come idea nasce molto prima, solo in questi ultimi direi 2-3 anni, insomma 4-5 al massimo, ma ancora sono aperti, cioè funzionano bene, fanno risultati molto buoni, però c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare, tante prospettive, insomma. Sono chiaramente le reti più promettenti al momento per quello che riguarda l'idea dell'intelligenza generale artificiale, perché comunque se vogliamo, scusate, intelligenza generale, sì, dell'intelligenza artificiale generale, nel senso quella che fa tanti task e non uno singolo, perché per poter fare cose del genere il concetto di memoria deve essere in qualche modo implementato, no? Io devo aver modo di imparare da tante cose, quindi ricordarmi cose che sono successe molto, molto prima nel tempo, eccetera. Quindi sì, sicuramente sono più complicate da tutti i punti di vista, sia dai dettagli tecnici, sia dall'aspetto teorico. Grazie, prof. Altre domande? Io forse volevo fare un commento per ricollegare un po' anche ad alcune cose che avevamo visto la settimana scorsa, no? Posso un attimo, senza... Sì, grazie mille. Allora, aspetta che faccio una... Devo condividere lo schermo perché scrivo una cosa. Quindi, apriamo questo. Aspettate un minuto solo che apro il notebook giusto, il coso giusto qua. Ok. Va bene, questa sarebbe... Vabbè, insomma, lo lasciamo così. Allora, infatti, aspettate un attimo, ecco. Allora, quello che volevo dire è che adesso, senza rientrare tutto nel dettaglio della rete, di come è fatta la rete, che abbiamo visto bene, eccetera, però in qualche modo noi avevamo visto una struttura, fate conto adesso per semplificare, con tre, in cui ognuno di questi nodi aveva un input, questo può essere un vettore naturalmente. Scusa Cristina, io non vedo lo schermo condiviso. Ah, aspetta, vediamo un attimo, se non può essere che mi sia sbagliata, non l'ho ancora condiviso. Esatto. Forse devo togliere ecco, il ecco, mio. No, non credo, okay. Guarda, sì, prova sì, ora. Sta arrivando. Scusa, no, era colpa mia. Allora, dicevo che in sostanza, adesso prendiamo solo tre nodi in questo strato qua, no? Poi noi questi li avevamo chiamati H1, H2, H3. Quello che, e questi possono essere vettori, possono essere, però quello che succede è che nella fase di training, e poi abbiamo i collegamenti così, qui abbiamo l'H0, allora nella fase di 3, e qui noi avevamo appunto un output così, che chiameremo ancora H1 se vogliamo, l'output esce un H1, un H2, un H3. Allora, ciascuno di questi H1, H2, H3 è il carattere successivo, cioè H1 è il carattere successivo a X1, H2 è una previsione del carattere, una previsione, insomma, il carattere successivo a X2, H3 è il carattere successivo a X3. Quindi ci esce una sequenza, se vogliamo. Questa sequenza, allora, in fase di allenamento noi diamo tutti questi input. Invece poi... quando la usiamo per generare il testo, quello che noi facciamo in questo disegno qua è che, almeno pare a me così, è che noi mettiamo solo x con 1 e poi questo H1 lo rimandiamo qua, cioè lo mandiamo dentro H2 in due... Qui poi da X1 poi deve uscire un output,
Questo è lo stato, appunto. Poi da qui deve uscire una cosa tipo 1 o 1 o 2 o 3. Esatto, facciamo che questi O1, 2 o 3 sono già i risultati delle Sì, logiche, cioè la esatto. Non previsione è... finale, il Sì, carattere esatto. finale. C'è un'ulteriore, c'è un'elaborazione. Adesso Esatto. questa cosa non mi scrive qui. Ecco, ok. E quello che noi facciamo è che l'O1 glielo rimandiamo dentro qui. E Esatto. quindi a questo punto questo prende H1 e O1 e così via. Quindi c'è una differenza, se vogliamo, da quello che facciamo in fase di allenamento e quello che facciamo in fase di utilizzo della rete per generare il testo. In pratica, per generare il testo diamo solo questo termine qua, che può essere insomma, anche un vettore, però uno solo gliene diamo, temporalmente gliene diamo uno solo. E poi continuiamo a ridare ogni volta quello che avevamo ottenuto prima. Invece, Esattamente. questo è in fase di quando funziona. Invece, in fase di allenamento, gliene diamo tanti, così impara, come dire. Esatto, sì. Perfetto, Ok, questo era. allora Cristina, se hai finito, ne approfitto per ribadire questa cosa che hai detto e farla vedere con un esempio. O hai Ah. altre cose da dire? No, 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 volevo solo, diciamo, fare questo commento, questa Sì. osservazione. È molto giusto. Allora approfitto su questo tuo schermo perché questo significa che se adesso Però io se poi provo. adesso tolgo la condivisione, no, boh. No, ancora no, fra un po' me Dimmi tu, la dimmi tu. riprendo. Allora, vi ricordate all'inizio ho provato a vedere la previsione di una frase. Come veniva all'inizio proprio con la rete casuale, veniva una cosa senza senso. Se adesso io riprovo con quella rete lì a fare la previsione di quella stessa frase, in realtà vedrete che non viene molto bene ed è questo che vi farò vedere adesso, perché in realtà questo modello è stato costruito per funzionare esattamente come vedete adesso in basso al foglio disegnato da Cristina, cioè in cui ogni volta io ridò in input l'output che è stato generato. Se invece io faccio adesso in fase di previsione, voglio ottenere qualcosa che preveda bene, gli do in input in una frase con 100 caratteri e vedo se in output prevede quei 100 caratteri shiftati a destra, in realtà non funzionerà bene. Perché la rete, quando prevede il successivo del primo carattere, se va bene prevede proprio quello giusto, ma se va male ne prevede uno che aveva una probabilità comunque alta di esserci, ma che non è proprio quello. E da quel momento in poi tutte le previsioni successive si disallineano. Quindi c'è un effetto di varianza che si propaga man mano che si va avanti con la variabile aleatoria previsione del prossimo carattere nella sequenza, siccome la varianza in un problema del genere è comunque alta, alla fine della sequenza ho una varianza altissima e la frase risultante sarà non solo molto diversa da quella che doveva prevedere, ma conseguentemente anche molto incomprensibile. Non dico casuale, ma quasi, ed è quello che adesso provo a farvi vedere. Non so se sono stato chiaro. Intanto mi riprendo lo schermo, a meno che tu, Sì, Cristina. allora aspetta, aspetta che devo interrompere un momento. Penso di dover interrompere, ok? Fatto? Ok. Share. Ok. Allora mi riferivo, vi rifaccio vedere la previsione di prima. Mi riferivo a questa qui forse, no, forse ancora prima dell'allenamento. Ecco, questa, mi riferivo a questa, vi ricordate? Prima gli avevo dato questa frase che sta sopra, gli avevo detto di prevedere e veniva questa. Questa previsione, ribadisco, è ben diversa dalla generazione del testo che abbiamo fatto adesso, perché questa previsione, come ha precisato Cristina, si basa sul dare ogni volta come input un input predeterminato e non l'input
che è appena uscito come conseguenza dello stato precedente. Quindi adesso provo a rifare questa stessa previsione e vediamo se è migliorata, no? Adesso la rete è stata allenata, vediamo in che termini è migliorata. Allora, spero di Però, essere. Sì, dimmi. scusa Maurizio, ma quale delle due reti vuoi usare, la prima o la seconda? Allora, adesso vedo se c'ho il codice per usare la seconda, che ovviamente va fatto un po' Però la diverso. seconda, appunto, siccome usa ogni volta l'output, quindi dovrebbe predire una frase, dovrebbe uscire No, una no, frase attenzione, attenzione. sensata ma diversa da quella che c'era, diciamo, se fosse ottimale. No, no, attenzione, non è la seconda, non è la seconda rete che fa questo. La seconda rete è diversa dalla prima solo nel senso che prende in input batch di Un una. solo batch, ok, scusa, è un'unica, è sempre la stessa rete, Guarda, ti ok. faccio vedere quello che è diverso. Ok. Sì, hai ragione, adesso stavo pensando, stavo Scusate, seguendo una linea di pensiero. ok. Quindi vediamo un attimo qui. È questa funzione qui che genera il testo che fa quel lavoro che hai detto tu, capito? Usa la rete in un modo diverso, ma la rete è sempre la stessa, cambia solo il Sì, batch. dipende da come la usa, sì. Esatto, allora vediamo un attimo. No, qui non ce l'ho perché. Guardatemi solo un attimino, se no dobbiamo rifare il modello, se no dai, rifacciamo il modello e via. Allora, lo rifacciamo qui, model batch size uguale 64, ricarichiamo i pesi e lo ricostruiamo così dovrebbe andare. Model summary. Ok, ho ripristinato il batch, quindi adesso posso riandare su quella stessa riga di prima, che era questa, magari no, questa stessa riga di prima che mi copio, la copio qui sotto. Devo però anche rifare cos'è? Devo rifare la predizione e la predizione, se ricordate, era fatta. Sì, quindi qui non serve più il modello. Allora, questo era il ciclo for con un solo elemento del dataset. Ok, quindi prendo primo batch, sì, ditemi. No, niente, scusa. Quindi qui rifaccio la predizione, quindi adesso ho example batch predictions che ho fatto in questo momento e questo example batch prediction, che è questo, vediamo se c'è, esatto, sono ovviamente numeri diversi. E da questo otteniamo gli indici della predizione nuova e a questo punto dovremmo ottenere qui la frase, se è andato bene dovrebbe essere la stessa, se non è, no, la frase è diversa, temevo questa cosa, va bene, il senso comunque è lo stesso, la frase è diversa perché il dataset è stato scorso e quindi adesso forse è stato resettato e rimischiato, insomma. Però vedete come la previsione, comunque, rispetto al testo che aveva generato poco fa, questa previsione è un pochino più incomprensibile, no? Non so se rendo l'idea. C'è quante, c'è come e lo, ci sono solo tre, e c'è che anche, ci sono quattro parole. Un po' di senso compiuto e il resto basta. Nel testo generato prima invece c'era molta più roba, no? Di senso compiuto. Ok, io avrei finito. Se avete domande anche generali sul corso, eccetera. Io sto preciso. Io vorrei fare una domanda. Vai.
Ma per provarlo noi con un input, un testo di input, dove lo possiamo trovare il testo? Visto che comunque deve essere con una codifica particolare. Per esempio, fammi un esempio di testo, così ti faccio vedere in diretta come lo trovi. Guerra Ah, ok. Vabbè, un testo e qualsiasi. pace? Sì, va benissimo. E lo vuoi in italiano, no? Perché vuoi valutare la cosa. TXT, metto anche download. Allora, se il titolo è una cosa. Senza problemi di copyright, eccetera, la trovi facilmente. Ora, Guerra e Pace penso sia abbastanza antico da essere ormai privo di diritto d'autore. Vediamo un attimo. Ok, ecco, per esempio, qui sembra che ci sia. Ora non garantisco che questa roba sia davvero quello che dice di essere, però questo liber liber mi sembra di averlo sentito. Altrimenti anche su Wikisource si trova qualcosa. Quindi anche in questo caso ho scaricato un ODT. Sta caricando. Ok, c'è anche un indice di affidabilità. Allora, vediamo un attimo. Questa roba magari la saltiamo. Ok, ho preso Volta, Guerra e Pace che è abbastanza lungo. Saltiamo l'introduzione, direi che comincia qui. Quindi si va da qui, si seleziona tutto, quindi magari facendo così, Ctrl-C, ora il mio editor di testo mi odierà perché sto per incollargli un file enormemente lungo, però forse non più lungo, oddio, la Divina Commedia non è così lungo in effetti. È molto più lungo della Divina Commedia. Ok, il mio software lo sa e quindi non vuole neanche partire. Allora, ho fatto Ctrl V, vediamo quanto ci mette. Dai, abbiamo fiducia. Il mio computer è potente, pieno di memoria. Ma Allora, quindi quindi, tu, Nora, non so se tu devi sai. usare un editor di testo, no? Perché tu fai un'incolla da un ODT, un Allora, PDF e lo vuoi trasformare in un formato TXT. io voglio importare il dato in TensorFlow. Nelle variabili, come variabile, come in un array, ok? Quindi ho bisogno di qualche libreria che sia in grado di leggere il dato che gli do. Sicuramente ci sono anche librerie che leggono i PDF, quindi probabilmente posso anche dargli un PDF in pasto, però diciamo così c'è un po' meno controllo su cosa entra, no? Appunto, dico, quindi tu stai usando un editor che, in cui tu incolli prendendo da un PDF, però il tuo Esatto. è come Note, come si chiamava? Text Note in Windows, insomma, è un editor che produce dei file di formato TXT, giusto? Esatto, sì. E che sono quelli che poi la tua libreria può leggere. Quindi questa era la sua domanda, secondo me, come faccio a ottenere il formato giusto? Esatto, ora non so perché andando ci riprovo. Sì, era quella infatti la domanda, perché se eventualmente vogliamo provare tutto il Sì, volevo codice. fartelo vedere, ma non sta funzionando. Fammi Ecco, riprovare un attimo. fai una cosa, se no prendine metà, che ne so, tanto per vedere, no? Sì. Oppure un terzo, insomma, prendine, non so, 10 pagine, 20 pagine, tanto per avere un'idea, perché poveraccio questo. È che sembra proprio che non stia funzionando. Cioè, ora è vero che è tanta roba, però non dovrebbe essere così, cioè che proprio non mi dà nessun
Nessun segno. Ecco, ora la freccina si è fermata qui, non lampeggia, quindi mi aspetto stia facendo qualcosa. Ma tu che, appunto, che editor di, cioè, qual è il tuo editor di testo? Tu sotto che cosa? Tu sai Linux? Cos'hai Linux Io sotto? Linux, qui si chiama Text Studio, ma va bene qualunque cosa, Però insomma. ce ne dovrebbe essere uno anche sotto Windows, se lei ha Allora, guarda Windows, qui. Qui Nora. Prima non c'è. c'era, adesso non so, Sì, Windows 10 l'ho. sì, è il block notice, tranquillo. Esatto. Quello lì Allora, va bene, quello guarda, produce. addirittura da OpenOffice, da LibreOffice, io gli posso dire di creare un nuovo documento di testo e forse qui lo fa più facilmente. Allora, qui non sta andando, quindi io lo chiuderei. Ok, quindi diciamo di aspettare. Eccolo qui. Allora, qui ha funzionato. Questo l'ho fatto con OpenOffice. Ora lo salvo. Faccio save as guerra e pace, lo chiami come vuoi, ti suggerisco di dargli l'estensione TXT, così è un modo standard. Lui ti chiede, sei sicuro che vuoi il TXT perché è un formato molto povero? Tu gli dici di sì, ok, andiamo dentro Documents per vedere se c'è, sono 3 mega di testo. A questo punto quello che io ti suggerisco di fare è di metterlo su Drive, sul tuo Drive, io li sto mettendo qui in data. Dimmi se vado troppo veloce, lo metto sul drive, lo prendo da Documents, lo sta scaricando, vedete in basso a destra la finestrina. Nel frattempo, quindi qui nel drive, so che c'è questo documento, quindi vado all'inizio del file e dopo aver ovviamente fatto ripartire il runtime da zero, perché tanto devo rifare tutto dall'inizio, no? Se voglio usare un altro file. Sono partito, rimonto il drive. Questa cosa è veramente fastidiosa in Colab, però. È così. Ditemi se sto andando troppo veloce. Ho rimontato il drive. Adesso per sicurezza riguardo i file che ci sono nel mio drive, e dovrebbe esserci anche guerra e pace, e c'è, vedete, vicino a Divina Commedia Harry Potter. E a questo punto lo scarico dal drive. Quindi invece di prendere Harry Potter, metto guerra e pace. Data. Guerra e pace. Vediamo un po'. Adesso lo sta caricando. Ok, effettivamente sono 2 milioni di caratteri, quindi il doppio di Shakespeare è, no, 3 milioni di caratteri. Il triplo di Shakespeare è 6 volte. E 6 volte. La Divina Commedia, vediamo i primi 250 caratteri. Ok, da qui vedi che ci sono dei caratteri che non sono venuti bene, no? Quindi adesso devi fare un piccolo lavoro di questa parte va bene, però l'inizio, vedi, prima di parte prima, eccetera, ci sono dei caratteri che non vanno bene. E questo è il problema a usare LibreOffice e cose del genere, perché guarda.
sono caratteri non standard. Ah, vedrai che è questa cosa qui. Se ti succede questa cosa, Nora, ecco, a questo punto devi scoprire l'encoding di questo file e quindi devi provarne vari. Io ti suggerisco di provare come default questo che non ha funzionato e poi direi questo UTF-8. Quindi ci riproviamo. No, mi sa che era proprio UTF-8 perché l'ho visto sotto nel Ah, programma. perfetto. Vediamo se adesso è risolto. Infatti, vedi, adesso è venuto. Ok? Sì, perfetto. E a questo punto puoi partire ed è divertente, insomma, provare. Ok, perfetto, grazie. Prego. Tieni presente che un linguaggio un po' antico come Dante. Sembra che il risultato sia migliore perché quando una parola non ti suona proprio giusta, c'è un po' la licenza poetica, no? Puoi Eh sì. pensare che suoni come Dante. Invece in questo caso, in cui è un linguaggio corrente, anche se è un romanzo antico, diciamo, ma non antico quanto Dante, quindi il linguaggio corrente noti molto più facilmente gli errori, ecco. Però Sì. sì, vale la pena provarci, insomma, è sicuramente divertente. Le tentativi poi che puoi fare per migliorare la predizione possono essere aggiungere uno strato, cambiare qualche iperparametro, cambiare ottimizzatore, cambiare il batch, provare a fare le sequenze sovrapposte come diceva Nizar e capire se la cosa va meglio o peggio, magari monitorando con TensorBoard la curva della loss per vedere se la loss scende più lentamente o magari non scende proprio e cose del genere. Va benissimo, grazie. Prego. Io ho una domanda tecnica. Vai. Per quanto riguarda le storie dell'early stopping, qui non ci sono. Il fatto che appunto non c'è il discorso dell'overfitting, eccetera, no? L'early stopping lo fai, ti serve il validation set per confrontare no, l'early stopping lo fai semplicemente dicendo fermati quando la loss, però la loss sul validation set, esatto. Ti fermi quando la loss sul validation set non sta più scendendo, giusto? Ma Questo. la Sì. Esatto, validation set non ce l'abbiamo. certo, potresti fare un early stopping sul training set dicendo quando la loss non scende più di tanto mi fermo, che è quello che poi alla fine fai. Tu, io in genere quando faccio queste cose metto su un allenamento per 100 epoche, non per 30, e mentre lo guardo quando arriva a 40-50 mi rendo conto che la loss è sempre lì ferma, anzi a un certo punto comincia anche a salire. Aspetto qualche epoca e poi fermo. Questo è un metodo, insomma. Però sì, capito, in problemi del genere è tutto come abbiamo detto prima, è tutto più complicato. È più complicato anche questo aspetto qui, valutare quando l'allenamento sta funzionando bene. Secondo me la cosa migliore è fargli generare del testo ogni tanto e vedere quanto risponde alle tue aspettative. Chiaramente anche questo è difficilmente automatizzare. Come fai a valutare automaticamente se un testo è stato generato bene, no? Ok. Questo settore, diciamo, si chiama NLP, Natural Language Processing, ed è uno dei settori più di moda adesso e più utili nel contesto della ricerca di reti neurali e cose del genere, perché chiaramente coinvolge tantissime cose, no? La generazione del testo può servire anche per un chatbot che deve dare risposte automatiche e deve imparare contesti molto, molto standard, no? Il 70% delle domande a un call center o a un chat center sono di un certo tipo che sicuramente un chatbot molto ben allenato potrebbe gestire tranquillamente. Quindi, insomma, sono anche cose rilevanti da questo punto di vista. Ok. Bene. Se non abbiamo altre domande, direi che
Il corso è finito, giusto? Sì, direi sì. Oddio, di già. Dai, ce l'abbiamo fatta. Senti, allora, dunque, io spero e diciamo lo faccio del mio meglio e cerchiamo assolutamente che questo accada di darvi i progetti la settimana prossima. Che dici, Cristina, ce la facciamo? Sì, penso di sì. Poi comunque male che vada li avvertiamo anche sul canale Telegram. Potremmo Ok. orientativamente rimanere d'accordo per giovedì prossimo, così. Che Ok. dite? Va bene a tutti? Giovedì alle 11? Sì, ci risentiamo in orario di lezione. Sì. Ma per quanto riguarda i gruppi invece, cioè verranno formati da voi o li formiamo noi? Cioè ci organizziamo tra di noi? Ma vediamo prima i progetti e poi Ok. sulla base dei... Capito? Conviene fare Sì. forse così. Ok, perfetto, allora. Ok. E quindi ne potremmo parlare orientativamente, ci sentiamo giovedì prossimo qui sul canale del corso e parliamo dei progetti, vi illustriamo i progetti e formiamo i gruppi, no? Ok? Sì, Ma io avrei... una domanda. Vai, Vai, vai. vai, no, vai tu, Fra. Come volevo chiedere, possiamo presentare anche noi qualcosa, se abbiamo in mente un'idea da fare? Forse ecco, io direi che però allora in questo caso sarebbe Mandate. meglio. Scusa? Esatto, In questo caso comunque mandatecela prima, così, perché se proprio è questo stavo un'idea per buona, dire. posso Esatto, in questo fare un caso progetto. mandatecelo prima, almeno non so, entro martedì sera, in modo Ok. che abbiamo tempo di valutarlo, no? Quindi se avete un'idea va benissimo, però mandatecela. O al professor Parton o a me è uguale perché tanto noi poi comunichiamo, quindi entro martedì sera in modo che abbiamo almeno mercoledì pomeriggio per valutarla, insomma, abbiamo mercoledì per valutarla e poi così giovedì mattina eventualmente la inseriamo. È proprio quello che dicevi tu, vero Maurizio? Sì, esatto. Sì, forse anche cioè, se già ce l'avete in mente, appena ce l'avete in mente, mandatecela, che magari è un'idea buona, però ci può far, cioè va magari un po' modificata, no? Così abbiamo un po' di tempo per pensarci. Va bene. Ok. Sì, per Sì. me sì. Ok. Perfetto, ragazzi, è Allora, stato molto bello. ci sentiamo giovedì prossimo. Arrivederci. D'accordo. Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci, buona Vai giornata. finito per davvero? Sì, è finito. C'è nessuno che vuole... Oh, ragazzi, ovviamente, se avete ancora curiosità, qualunque cosa, il gruppo rimane, scrivete sul gruppo, ne parliamo, possiamo anche sentirci in una lezione straordinaria, se